si dice assessore alla mobilità, alla sicurezza, agli interventi di polizia sul territorio. Quando si vuole criticare si dice assessore al traffico. Questo tu lo sai, quindi penso che ben ha fatto il dottor Barraco a ricordartelo. Il dottor Marino gioca in casa, tocca a lui, è in questa amministrazione assessore al decentramento, per fortuna però della città di Casoria, io, visto che mi ha dato il microfono in mano, colgo l'occasione per approfittarne. Questa amministrazione ha fatto una autodidattica al dottor Marino, assessore al patrimonio, mi ha reso terribilmente felice, perché è uno dei problemi più gravi che si porta presso Casoria negli ultimi, diciamo, gli ultimi 28 anni, ma penso che erano negli ultimi 50-60 anni. Quindi avere io, cittadino di Casoria, nonché uomo di informazione e di giornalista di trincea e di periferia, caro dottor Barraco, avere Mariano Marino, dottor Marino, solo il patrimonio mi rende una cosa molto contenta. Sono contento degli amici di Alpino, la zona a me, cui sono legato. Ricordavo Mariano Marino in un mio articolo, nel 78 noi riuscimmo a unire Alpino e Casoria. Creammo una, grazie al calcio, grazie a un progetto di calcio di cui era attore principale anche Don Peppino Rapolini in prima fila, creammo una sola città. Noi riuscimmo a far sì che Casoria e Alpino diventassero una sola città, dietro a fianco a una squadra di calcio che riuscì ad arrivare anche alla Serie C, le cose da poco. Oggi una Serie C costa milioni di euro, ma molti milioni di euro. Dopodiché, finita quell'esperienza calcistica, Casoria e Alpino sono lontanati non dei 3 o 4 km di vita, ma dai mezzi 300-400 km. Oggi, grazie a Mariano Marino, grazie a Coda, come stato tutti gli amici del PIN, grazie anche all'Arin che addirittura vi mette due potabilizzatori, da città senza acqua diventate città che fornisce acqua al centro direzionale. È una cosa meravigliosa. Quindi, però prima di passare la parola voglio anche cogliere l'occasione per salutare in sala tutti i consiglieri comunali, il sottosegretario Parecchi, l'assessore Marro, il professor Palladino, i due ex sindaci, Giosuè De Rosa e Stefano Ferrara, e chiedo scusa a quella che non riesco a vedere da questo posto. La parola all'assessore al decentramento, dottor Mariano Marino.